Ciao a tutti e bentornati qui al nuovo episodio di Apple Videoblog. In questo nuovo episodio vedremo un tutorial su iWeb 09, in particolare un tutorial su come aggiungere un nostro blog personale al nostro sito web. Allora, possiamo partire dal keynote. E poi vi spiego tutto bene come bisogna fare. Bene, allora apriamo il nostro iWeb e ci richiamo alla pagina ci richiamo nel nostro sito, qua in parte con la barra laterale. Il blog è una pagina, è uno dei modelli delle pagine e quindi dobbiamo aggiungere una pagina. Quindi andiamo su qua in basso, nella barra degli strumenti, aggiungi pagina, come comunque abbiamo già visto. Qua accanto avete un browser con tutti i vari modelli, che comunque avevamo già visto come scegliere, come aggiungere comunque delle pagine. Qua accanto, infatti, vedete tutte le pagine che costituiscono il modello e che sono uguali, potremmo dire, come tipo, come categoria per tutti i vari modelli. Naturalmente, come già spiegato, cambia solamente nella grafica, nell'aspetto grafico, che sta a voi comunque scegliere a seconda del vostro modello. Aggiungiamo una pagina blog. La pagina blog è questa qui. C'è in tutti i modelli. E vi basterà selezionarla e poi fare clic su Scegli oppure doppio clic sull'anteprima. Eccoci qua che ci viene aggiunto il nostro blog. Infatti qua nella barra laterale potremo vedere una nuova pagina blog. Questa qua, come già detto, è il nostro blog. Però se notiamo, abbiamo in questa pagina una freccettina che ci permette di accedere ad altre due pagine che appartengono comunque alla voce blog. Una è voci, l'altra è archivio. Voci ci permette di scorrere tutte le varie voci, quindi una voce per volta, ma anche di vederle in generale, quindi aggiungerle o eliminarle, mentre archivio ci permette di vedere tutti i nostri vari post che abbiamo aggiunto tutti assieme, quindi appunto il nostro archivio. Allora, intanto vediamo un attimo com'è costituita la prima pagina principale del nostro blog. Come sempre ci sono elementi molto caratteristici, per esempio la nostra barra di navigazione, che abbiamo già visto come personalizzare, quindi se cambiamo il nome qua accanto, per esempio il mio blog, cambierà anche qua nella barra di navigazione. Poi possiamo cambiare anche il titolo qui in alto della nostra pagina, comunque sono cose non nuove per voi o per noi. Ci concentriamo soprattutto sulla caratteristica di questa pagina blog. Allora, abbiamo un elemento introduttivo che di solito introduce il nostro blog e che può variare a seconda dei vari modelli. Per esempio, in questo modello abbiamo questa specie di foglietto con una foto e anche un testo da inserire. Naturalmente la grafica del blog la potete cambiare come volete voi. Siate liberi perché appunto sta qui nel sviluppare la vostra creatività. Noi abbiamo già visto come modificare un po' la grafica delle immagini e dei vari elementi, quindi potete sbizzarrirvi come volete. Non dovete rimanere solo fissi a quello che vi dà, ma potete anche cambiarlo. Potete muovere gli elementi, cambiare naturalmente foto, quindi sta a voi qua modificare. Non posso dire più nient'altro. Potete poi notare anche una serie di voci qua in basso dopo questa scheda introduttiva. Queste sono appunto tutte le voci del nostro blog. Voci che ci vengono mostrate in generale, magari anche con un'anteprima. E infatti, quando noi aggiungiamo delle voci, vengono mostrate ai nostri visitatori tutte qua. Questo ci dà un rapido accesso ai visitatori ai nostri vari post.
qua possiamo modificarli. Infatti vediamo un attimo come bisogna fare. Se noi clicchiamo su un testo di un post, ci viene selezionato tutto il post e ci viene mostrata una finestra fluttuante con scritto riepilogo blog. Qua ci viene mostrato tutto un pannello di preferenze per gestire le nostre voci. E infatti possiamo scegliere, se abbiamo aggiunto delle foto alle nostre voci, vediamo dopo bene come fare, possiamo mostrarle se lo spuntiamo questa voce, mostra foto. Infatti se le spuntiamo, vedete, non c'è più la foto. Poi potete scegliere anche un attimo la posizione grafica della foto del testo di ogni post. Per esempio, se cliccate su questo menu con anteprima, potete cambiarla come volete voi. Avete vari modelli che potete cambiare come più vi piace. In alcuni, per esempio così. Poi potete scegliere la dimensione delle foto, magari più piccola verso sinistra o sempre più grande verso destra. Scegliete voi ciò che vi accomoda di più. Proporzione foto, qua scegliete la proporzione della vostra fotografia. Non è, come avete intuito, difficile, perché c'è scritto quasi tutto. Potete cambiare, mantenere le dimensioni originali, creare un quadrato, quindi visualizzare la foto in un quadrato, o in un formato orizzontale, o in un formato ritratto. Potete naturalmente sperimentare. Spazio aggiuntivo, invece, possiamo scegliere lo spazio fra un post e l'altro. Vedete voi se volete metterne tanto o poco. Non avete molti post, potete scegliere. Ora ci concentriamo su come aggiungere e modificare dei post. Vediamo, per esempio, alla voce voci, eccoci qua. Qua abbiamo in alto tutto il nostro browser delle voci. Possiamo, per esempio, cambiare la disposizione se vogliamo, oppure possiamo aggiungere qua una voce, oppure se la selezioniamo un'altra, eliminarla. Se aggiungiamo una voce, possiamo poi modificarla e quindi adattarla al nostro post. Per esempio, potete sbizzarrirvi come volete e sta a voi scegliere poi il testo dei vari post. Potete cambiare naturalmente il testo, potete cambiare il titolo del post, la data, qua viene visualizzata anche la data, potete cambiare la fotografia. Insomma, è tutto un vostro lavoro di creatività e anche un lavoro di scrittura se volete informare i vostri ospiti. Potete naturalmente scrivere quello che volete. Potete scrivere una didascalia per la foto. Insomma, sbizzarritevi come volete. Qua in basso potete anche navigare fra i vari post. Quindi, come potete vedere, non è difficilissimo. Potete cambiare il titolo, insomma, divertitevi come volete voi. È molto molto semplice. Mentre alla voce archivio, andiamo avanti, vedrete tutto l'archivio dei vostri post. Ma avete questo post, ne avete un altro. Insomma, sta a voi scegliere l'aspetto grafico del vostro archivio. Potete, che ne so, aggiungere una fotografia, potete modificare un attimo la disposizione del testo, potete fare quello che volete per rendere personale e divertente il vostro blog. Qua vengono, insomma, visualizzate solo le voci che compongono il vostro blog e che consentono ai visitatori anche una navigazione più fluida nel vostro blog. Potete cambiare i vari titoli, come comunque ho già detto, e niente di più. Adesso vediamo un attimo le varie impostazioni che abbiamo per il nostro blog, perché se selezionate la voce blog e cliccate su impostazioni qua, potete scegliere un po' di impostazioni per il vostro blog. Perché se selezionate poi impostazioni blog e podcast e la voce blog, potete vedere una serie di impostazioni per i vostri blog. Per esempio, potete scegliere nella pagina principale quanti stralci mostrare. Potete scegliere il vostro numero, oppure anche la lunghezza dello stralcio, per dare un'anteprima del post ai vostri visitatori. Potete poi scegliere i commenti, se consentire o meno i commenti, se li spuntate naturalmente, oppure consentire anche ai visitatori di aggiungere degli allegati. Naturalmente questo solo se avete
pubblicato il sito su MobileMe. Infine avete la voce cerca, mostra campo di ricerca. Se lo spuntate vedrete questo pulsante, che è un campo di ricerca che vi permette di Saturi di ricercare nel vostro blog parole specifiche o post specifici. Inoltre vi faccio anche notare un altro pulsante, iscriviti ai feed RSS, che permette ai visitatori di iscrivervi al vostro blog con i feed RSS. Naturalmente tutto questo se avete pubblicato il sito solo ed esclusivamente su MobileMe. Questo è tutto quanto ci riguarda in questa pagina del blog. Non è, come avete potuto vedere, difficile, vi permette comunque di realizzare blog davvero eccezionali. Bene, per questo episodio abbiamo finito. Se non avete ben capito, richiedetemi pure.